banditi, una storia di gangster, come quelle che si vedono nei film con Al Capone o Joe Dillinger, il nemico pubblico numero uno. Solo che qui non siamo a Chicago negli anni 30, ma siamo a Roma, a cavallo tra gli anni 70 e 80. E i protagonisti della nostra storia non si chiamano Albert Anastasia o Machine Gun Kelly, ma Franco Giuseppucci detto Il Negro, Gianfranco Erpantera o Franchino Il Criminale. Attenzione però, non lasciamoci ingannare dai nomi nostrani e dall'ambientazione familiare. Anche se la nostra storia si svolge a Testaccio, a Trastevere o a Ostia, questa è una storia di omicidi, di droghe e di soldi. È una storia di vendette, di tradimenti e di pentimenti. E non solo, questo è un mistero italiano. E come tutti i misteri italiani, nasconde sempre qualcosa di più, qualcosa che ci riguarda tutti e che fa paura. Questa è la storia di un altro grande mistero italiano. Questo è un romanzo criminale, come lo ha chiamato un bel libro di Giancarlo De Cataldo. Questa è la storia della Banda della Magliana. La nostra storia inizia con un aereo. Un aereo che parte da Caracas, in Venezuela, e arriva a Roma, all'aeroporto di Fiumicino. Su quell'aereo c'è un passeggero speciale. Il suo volo è stato seguito con ansia da tanta gente a Roma. Gente abituata ad entrare e uscire dalla galera, a correre su grosse moto, a portare braccialetti e catene d'oro e a portare pistole di grosso calibro, a maneggiare droga e bustine di cocaina e di eroina. Gangster, che però adesso hanno paura e hanno paura di quell'uomo. Anche lui ha paura, e molta. Quegli uomini vogliono ammazzarlo, come hanno fatto con suo fratello Roberto 2 anni prima. Roberto esce da casa sua ad Acilia verso mezzogiorno di una domenica. Torno subito, dice ai suoi, e invece non torna. Lo prendono, lo portano in una casa isolata, lo chiudono in una stanza e cominciano a torturarlo con un coltello. Trenta tagli, 30 ferite e alla fine un colpo mortale al petto. Un pescatore lo troverà 8 giorni dopo, sulle rive del Tevere. Sono pericolosi quegli uomini, molto pericolosi. Ma adesso quell'uomo torna in Italia. Ha fatto tutto il viaggio in aereo con le manette ai polsi, in mezzo a 2 agenti della squadra mobile di Roma. E appena sbarca all'aeroporto, trova un'auto della polizia che lo carica e se lo porta via. Sarebbe normale, perché quell'uomo è Maurizio Abbatino, detto Crispino per i capelli crespi, ed è anche lui un gangster, un membro importante della malavita romana. È già stato arrestato altre volte, ma quella volta è speciale. Maurizio Abbatino ha deciso di collaborare con la giustizia, di vuotare il sacco e di parlare. 4 ottobre 1992, Crispino parla, racconta la storia della Banda della Magliana. Una storia di gangster è soprattutto una storia di uomini, di personaggi. Ed è proprio questa la storia che Crispino racconta. Una storia di gangster che sembra davvero un film. Il primo personaggio che incontriamo nella nostra storia si chiama Franco Giuseppucci. Franco Giuseppucci ha 30 anni ed è cresciuto a Trastevere, nella zona di Piazza San Cusimato. Lo chiamano il fornaretto perché suo padre ha un forno, ma a fare il fornaio Franco Giuseppucci proprio non ci pensa. Ha la mania del gioco e per quello ci vogliono soldi. E poi frequenta strane compagnie e a Trastevere in quegli anni non è difficile. C'è anche un detto. A Regina Coeli, il carcere di Roma, c'è uno scalino. Chi non lo sale non è romano, non è trasteverino. Siamo nel 1976. All'inizio della nostra storia, il fornaretto non è un gran criminale. Custodisce le armi, le regge, come si dice nel gergo della malavita romana. Le tiene per conto di altri, soprattutto rapinatori. È in quell'anno, il 1976, che Giuseppucci viene arrestato dai carabinieri. Quelli della compagnia di Trastevere scoprono una roulotte parcheggiata al Gianicolo. È sua, è piena di armi e così l'arrestano. Ma c'è qualcosa, la roulotte ha un vetro rotto. Giuseppucci dice che di quelle armi lui non ne sa niente, che ce le ha messe qualcuno nella roulotte proprio attraverso quel vetro rotto.
Non si può provare che non sia così e quindi bisogna lasciarlo andare. Non sarà un gran criminale all'inizio il Fornaretto, ma è furbo. La roulotte non va più bene. Giuseppucci ha bisogno di un altro sistema per nascondere le armi e allora usa la sua Volkswagen. Le porta avanti e indietro con sé, un borsone pieno di fucili e di pistole nel baule del suo maggiolone. Poi un giorno si ferma al bar, davanti al cinema Vittoria, al quartiere Testaccio. Lascia la macchina incustodita. Giuseppucci è Giuseppucci. Il Fornaretto non sarà un gran criminale, ma è conosciuto. E invece no, c'è qualcuno che non lo conosce, perché mentre il Fornaretto è al bar a bere qualcosa, un ladro gli ruba la macchina. È un guaio, perché nel borsone ci sono anche le armi di un amico di Giuseppucci, Enrico De Pedis, detto Renatino. Ecco, Renatino De Pedis è il secondo personaggio importante della nostra storia. Anche lui ha bisogno di soldi, perché gli piace la bella vita e gli piacciono i bei vestiti. Ma non ha molta voglia di lavorare, così cerca di procurarseli in un altro modo, con le rapine. Giuseppucci individua il ladro che gli ha rubato la macchina, ma le armi sono già state vendute. Allora il Fornaretto si fa dire chi le ha. È un gruppo di rapinatori che si muove in una zona nuova, una zona che si sta costruendo in quegli anni, una zona che ruota attorno a Via della Magliana. Fino agli anni 60 la Magliana non esiste, si può vedere qualcosa, ad esempio Uccellacci Uccellini, la scena in cui Totò cammina su questo grande viadotto, sta camminando di fronte alla Magliana. La Magliana è una zona che sta sotto il livello del Tevere, l'unica cosa presente, l'unico monumento, l'unico pezzo di storia è una chiesetta che si chiama la chiesetta di Santa Passera. Santa Passera non è mai esistita, è una chiesetta che segna un approdo sul Tevere, per il resto sono canneti e niente. E lì viene costruito ex novo un intero quartiere. Tra quelli della Magliana c'è Antonio Mancini, detto l'Accattone, perché sembra appena uscito da un film di Pasolini. E poi c'è anche lui, Maurizio Abbatino. Crispino allora ha poco più di 20 anni, ma è già un criminale piuttosto noto. È un rapinatore ed è famoso perché durante i colpi non perde mai la testa, ma resta sempre freddo, freddo come il ghiaccio. Va bene, le armi le hanno quelli della Magliana. E allora cosa bisogna fare? Lasciargliele. Franco Giuseppucci va a parlare con quelli della Magliana e va a parlargli proprio a casa loro, alla Magliana. Spende il nome di Renatino, che è un criminale di tutto rispetto, in fondo le armi sono sue. Ma soprattutto Maurizio Abbatino, che sembra quello più disposto ad ascoltarlo, dice una cosa. Non sarà un gran criminale all'inizio, Franco Giuseppucci, detto il Fornaretto, ma ha un'idea, mettersi assieme. Lui, Franco Giuseppucci, il suo amico Renatino De Pedis e loro, quelli della Magliana, con Maurizio Abbatino. Per fare cosa? Una batteria. La cosiddetta batteria, cioè una struttura agile composta da 2, 3, 4, un numero limitato, diciamo, di personaggi che si associano per un delitto, per un paio di delitti, dividono i proventi e poi si sciolgono e passano ad altre imprese. Un gruppo di criminali che si mettono assieme, mettono le armi in comune, si specializzano nello stesso tipo di reato, le rapine per esempio, e poi si dividono i soldi, tutti, anche con quelli che non hanno partecipato al colpo. Steccapara si chiama in gergo, la stessa quota di bottino per ogni membro della banda, indipendentemente da quello che ha fatto. Ma Franco Giuseppucci non vuole fare soltanto una batteria, il Fornaretto ha un'idea. Perché non facciamo come i napoletani, dice. Ci sono i napoletani della nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo che si stanno unendo e organizzando. Ci sono i siciliani di Cosa Nostra che stanno dettando legge dappertutto. Perché non facciamo come loro, dice il Fornaretto. Un'organizzazione tutta di romani. Una banda, un'organizzazione più complessa che compie diversi crimini, rapina, spaccia, ruba, controlla il territorio. Franco Giuseppucci prende contatto anche con altri criminali, come Marcello Colafigli, detto Marcellone, come Edoardo Toscano, detto l'operaietto, perché uno che si industria sempre, o come Claudio Sicilia, detto il Vesuviano, perché viene dalla provincia di Napoli.
Giuseppucci vuole fare una banda. Ha in mente qualcosa di più complesso e difficile. Vuole fare un salto di qualità nel mondo del crimine. Un sequestro di persona. Il 7 ottobre 1977 è un lunedì e sono le 6:30 di sera. Luigi Nanni è un contadino, è il fattore del duca Massimiliano Grazioli Lante della Rovere e con la sua 126 sta seguendo la BMW del duca nella sua tenuta Le Torrette, a nord di Roma. Il signor Nanni perde il duca per un attimo dietro una curva. Quando arriva, vede che l'auto del duca è stata bloccata da un'altra macchina e ci sono due uomini che lo stanno trascinando via. Il signor Nanni sta per scendere, ma ci sono altri due uomini incappucciati che gli puntano addosso un mitra e gli ordinano di buttarsi nel fossato. Il signor Nanni obbedisce e quella è l'ultima volta che vede il duca. Un sequestro di persone in quegli anni non è una novità. Nel 1977 ce ne sono stati 66 e 8 soltanto a Roma e soltanto dall'inizio dell'anno. Quello però è un sequestro che finisce male. La banda del Fornaretto non è in grado di gestire il sequestro da sola e così si fa aiutare da un'altra banda, quella di Monte Spaccato, a nord di Roma. Intanto telefonano alla famiglia, mandano fotografie del duca sequestrato. Chiedono il riscatto, 10 miliardi. Trattano, arrivano a 1,5 e riescono a farselo consegnare. Intanto però il duca è già morto. Ha visto in faccia uno dei carcerieri, uno di quelli di Monte Spaccato, e così l'hanno ucciso e sepolto da qualche parte. Un miliardo e mezzo in banconote da 100.000 lire, meno il 12% per trasformarli in franchi svizzeri puliti. Tutto diviso in due parti, metà quelli di Monte Spaccato e metà quelli di Giuseppucci, che da un po' di tempo non si fa più chiamare il Fornaretto, ma Il Negro, per la carnagione scura. Franco Giuseppucci, detto Il Negro, ha un'idea. Invece di dividersi tutti i soldi e basta, si può prenderne una parte e reinvestirla in altre attività criminali, in altri traffici. Quelli della Magliana ci stanno. Ci sta anche un altro gruppo, che si muove nel quartiere del Tufello e di cui fa parte Gianfranco Urbani, detto Er Pantera, che in carcere si è fatto molti amici tra i calabresi dell'Andrangheta. E ci sta anche un altro gruppo, che si muove nelle borgate nuove tra Ostia e Acilia e di cui fa parte Nicolino Selis. Una storia di gangster, lo abbiamo detto, è una storia di uomini, di personaggi e Nicolino Selis è uno di questi. Nicolino è di origine sarda, ha solo 24 anni, ma è già il capo del gruppo di Acilia e Ostia. È finito in carcere per la prima volta a 20 anni, accusato di tentato omicidio plurimo, furto e altro. In carcere ha conosciuto il boss della nuova camorra organizzata Raffaele Cutolo e porta in dote alla Magliana proprio quello, i legami con la camorra. Aggiungiamo un altro personaggio alla nostra storia, anche lui un personaggio da film. Danilo Abruciati, detto Er Camaleonte. Il Camaleonte ha poco più di 30 anni ed è entrato nella banda da subito, con un gruppo che ruota attorno al quartiere Testaccio. I Testaccini li chiamano, appunto. Il Camaleonte è figlio di un pugile, ha fatto anche lui il pugile per un po', poi ha mollato e ha cominciato a frequentare i bar e le bische del Giro della Mala, prima quella dei Marsigliesi, poi quella della Magliana. Il Negro, Crispino, Renatino, Marcellone, l'Operaietto, il Vesuviano, Er Camaleonte, Er Pantera. La banda della Magliana diventa una realtà anomala nel panorama della criminalità romana. Io ho sempre sostenuto che Roma in quegli anni era un po' una terra di conquista, in che senso? Nel senso che l'attività criminale romana era molto variegata. Operavano i Marsigliesi, operavano i grossi gruppi provenienti da altre regioni d'Italia,
Avevamo sequestri di persona della malavita sarda e soprattutto c'era ancora il terrorismo. Una storia di gangster non è soltanto una storia di uomini, è anche la storia di una città, nella realtà come nei film e nei romanzi. Non si può raccontare la storia di Al Capone senza la Chicago degli anni 30 e non si può raccontare Il Padrino senza New York. La nostra città, qui, la città della banda della Magliana, è Roma. Ai ragazzi della Magliana interessa la Roma dei soldi. E quegli anni, quelli che vanno dai 70 agli 80, se dal punto di vista politico sono gli anni di piombo, da quello economico, per Roma, sono gli anni d'oro. Ci sono i dipendenti dei ministeri, dei grandi enti statali, ci sono gli industriali della Tiburtina Valley, come viene chiamata, e ci sono i palazzinari. Si ricostruisce la stazione Termini e si ricostruisce l'aeroporto di Fiumicino. Si ricostruisce il centro storico, i prezzi delle case salgono alle stelle, la gente le vende e si trasferisce in periferia, dove si costruiscono le borgate. Ci sono i soldi nella Roma di quegli anni, legali e illegali, e i soldi alla banda della Magliana interessano. Roma è terra di conquista, ci sono tante attività su cui mettere le mani. Una di queste è il giro delle scommesse clandestine che ruota attorno agli ippodromi di Tor di Valle e Capannelle. Però c'è un ostacolo. C'è Franchino il criminale. La sera è quella del 25 luglio 1978. Franco Nicolini, detto Franchino il criminale, è nel parcheggio dell'ippodromo di Tor di Valle e sta andando a prendere la sua macchina. Lo chiamano Franchino, Franco Nicolini, perché è piccolo di statura. E lo chiamano il criminale perché è stato in galera, per rapina e associazione a delinquere. È antipatico a tutti, Franchino il criminale, perché è uno che si arrabbia facilmente e prende a schiaffi la gente, soprattutto quando scommette sui cavalli. Tra quelli che ha preso a schiaffi c'è Nicolino Selis, quando erano in galera assieme a Regina Celi. E poi Franchino il criminale dà fastidio con i suoi affari all'ippodromo di Tor di Valle a questi nuovi, a quelli della Magliana. La sera del 25 luglio è mezzanotte, è caldo e nel parcheggio di Tor di Valle c'è tanta gente. Ma quando Franchino il criminale si trova tutti quegli uomini attorno, capisce subito cosa sta per succedere. Cerca di scappare, ma gli sparano nella schiena. Lui continua a correre, ma un'auto gli taglia la strada e lo blocca. Quelli lo raggiungono e lo finiscono. Lasciandolo nel parcheggio dell'ippodromo in un lago di sangue. Ad inseguirlo erano in sette, ma ce n'era un altro, l'ottavo, ad aspettare all'interno dell'ippodromo. Franco Giuseppucci, detto il Negro. Ma a Roma non ci sono soltanto le rapine e le corse dei cavalli. Siamo negli anni 70. Per la malavita c'è l'affare del secolo. C'è la droga. Il controllo del mercato degli stupefacenti, dalla fine degli anni 70 per tutti gli anni 80, in mano alla banda della Magliana a Roma, presuppone da un lato, come dire, una ferrea gestione del territorio. I vari quartieri vengono divisi, la città viene suddivisa in quartieri. Ai quartieri
vengono preposti alcuni aderenti alla banda o semplicemente alcuni spacciatori di medio rango, cavalli per intenderci, che ruotano intorno a una specie di anello esterno della banda. L'eroina che affluisce da vari canali ai capi della banda viene redistribuita, viene venduta agli spacciatori, per cui l'introito è comunque garantito, e gli spacciatori poi a loro volta la rivendono, la rimettono sul mercato. La droga arriva a quelli della Magliana attraverso vari canali, dalla Sicilia, dalla Calabria, dal Cile, direttamente dalla Cina, anche dal carcere. In questo quelli della Magliana si sono specializzati. C'è Er Pantera, Gianfranco Urbani, che attraverso un detenuto, usato dai magistrati come interprete negli interrogatori, prende contatto con gli spacciatori stranieri che non sanno come gestire la droga che arriva mentre loro sono dietro le sbarre. Non c'è problema, la prende la Magliana e la gestisce lei. La droga arriva a Roma e si diffonde attraverso gli spacciatori dei quartieri, coordinati da una specie di controllore, Fulvio Luccioli, detto il Sorcio. I metodi della Magliana sono sbrigativi. Per sapere se la roba è buona, la si fa provare ad un tossicodipendente. Se muore, è tagliata male. Se sopravvive, allora va bene. Anche per trovare gli spacciatori non c'è problema. O prendono la droga dalla Magliana o finiscono ammazzati. Stesso sistema per i rivali in affari. Gli omicidi sono uno degli strumenti più chiari e diretti di comunicazione di un gruppo criminale che intende affermarsi sul territorio. Servono da un lato a sbarazzare il campo da pericolosi rivali, dall'altro a garantire una specie di ricambio generazionale, che fece anche questo la banda della Magliana liberandosi dei vecchi boss, e dall'altro lato creano un effetto intimidatorio. Diceva uno dei pentiti più autorevoli di questa banda: su Roma nessuno osava opporsi a noi perché eravamo gli unici che sparavano in quegli anni. Franco Giuseppucci, Maurizio Abbatino, Renatino De Pedis, Nicolino Selis, Danilo Abbruciati, i ragazzi della Magliana sono cresciuti. Non sono più criminali di quartiere, ma una vera e propria banda. Il sogno del negro, di fare con i romani a Roma come i napoletani e i siciliani a Napoli e a Palermo, si sta avverando. Ma non è una cosa facile. Per riuscirci bisogna sparare. Per esempio c'è un tale che si chiama Sergio Carrozzi e ha una boutique a Ostia. È un duro Sergio Carrozzi, ha precedenti penali anche lui, e quando questi della Magliana gli chiedono il pizzo per la boutique, 10 milioni, lui rifiuta e li denuncia anche. Il 29 agosto 1978 sta giocando a carte su un tavolino all'aperto di un bar vicino alla boutique, quando Edoardo Toscano, l'operaietto, gli arriva alle spalle e senza dire una parola gli spara 3 colpi di pistola alla nuca. Poi salta dietro ad una moto e scappa. Per esempio, c'è un tale che si chiama Amleto Fabiani, detto Ervoto, nel senso del vuoto, che è stato in galera per sequestro di persona, furto, associazione delinquere e un po' di altre cose. In galera ha preso a schiaffi Renatino De Pedis. Fuori, Fabiani ha litigato anche con Marcellone Colafigli, gli ha dato una bottigliata in testa in un bar della Garbatella. Troppo. Il 15 aprile 1980, quelli della Magliana lo convocano per un lavoro. Ervoto ci casca. Fabiani va all'appuntamento in un deposito di autobus e lì viene inchiodato al volante della sua macchina da 4 colpi di pistola. Claudio Vannicola invece è un concorrente. Lo chiamano la scimmia, anche se si veste elegante. Camicie di seta su misura, scarpe di camoscio, foulard di marca. Precedenti penali per associazione a delinquere. Diffide come individuo socialmente pericoloso, in attesa di giudizio per sequestro di persona. Il 23 febbraio 1982, alle 6:15 di sera, Claudio Vannicola sta giocando a poker in una saletta riservata nel dopolavoro Enal di via Capraia, al quartiere Tufello.
quando arrivano tre uomini mascherati. È normale, è martedì grasso, ma loro, uno con la maschera da paperino e due con la maschera da diavolo, puntano direttamente verso la saletta riservata. Paperino tira fuori un fucile a canne mozze, i diavoli una pistola e tutti e tre sparano a Vannicola, inchiodandolo contro il muro. Perché? Perché la scimmia spacciava droga nel quartiere e faceva concorrenza. Stessa cosa per Mario Loria, che spaccia sulla piazza di Ostia a prezzi concorrenziali. Il 18 settembre 1983 un passante vede una macchina ferma davanti ad un bar, vicino ad Ostia. C'è un rivolo rossastro che cola sottile dal bagagliaio e sembra proprio sangue. Arrivano i carabinieri e trovano Mario Loria nel bagagliaio, incaprettato e ucciso con un colpo alla testa. Ma ci sono anche altri omicidi compiuti dalla banda della Magliana che insanguinano Roma in quegli anni e che non riguardano solamente i rivali della banda. Uccidere un amico quando sei nel dentro una logica criminale può non essere così pesante, può essere obbligato. Se ti fermi a riflettere, riconosci l'amico, se sei lo strumento di una logica a te superiore, come accade per Cosa Nostra, per esempio, quello non è più un amico, è un'entità da cancellare e nient'altro in quel momento. Angelo De Angelis, detto Ercatena, fa parte della banda. È entrato nella Magliana assieme a Erpantera e a quelli del Tufello e tiene i contatti con uno spacciatore cileno. Però non si comporta bene. Taglia la cocaina e se ne tiene un po' per sé, sottraendola alla banda. Il 10 febbraio 1983 Ercatena va a una riunione con gli altri. Parcheggia la macchina nel cortile di una villa e appena entra si trova Maurizio Abbatino che gli punta la pistola alla testa e spara. Ma la pistola si inceppa. Ti ho fatto paura, eh? Gli dice Crispino per prendere tempo. E intanto arriva l'operaietto che gli punta addosso la sua 38 e spara. Questa volta la pistola funziona. Ercatena finisce nel bagagliaio della sua panda che viene abbandonata vicino a Grotta Ferrata e incendiata. Questa è una storia di gangster, i morti ci sono e non importa se si chiamano Claudio La Scimmia o Angelo Ercatena, i morti ci sono, a Chicago come la Magliana. Ha avuto una bella idea Franco Giuseppucci detto il Negro, ha messo assieme una bella banda, una cosa inedita per la storia della criminalità romana, una cosa che non si era mai vista prima. La storia della criminalità romana è molto lunga, ma tutto sommato piuttosto semplice. A Roma fino al 1870 la popolazione è abbastanza scarsa, se ben ricordo saranno circa 200.000 persone al massimo. Però in questa città così piccola si verifica almeno un ammazzamento, come dice il Belli, ci fu un tantin d'ammazzamento. C'è almeno un morto ammazzato al giorno. La malavita romana è ancora una mala di coltello, in cui il criminale rappresenta soltanto se stesso. È soltanto Erpiù, il più svelto, il più forte, il più furbo. I morti ammazzati ci sono, perché a far saltare la mosca al naso ai romani non ci vuole molto, e la sera all'osteria basta una parola di troppo e finisce a coltellate. Anche dopo la guerra, nonostante il diverso clima psicologico, nonostante gli sfollati o la nascita delle borgate, la malavita romana resta più o meno la stessa, individualista, spontaneista, non organizzata. Di armi ce ne sono poche, a parte qualche episodio, come la banda del gobbo del quarticciolo, Giuseppe Albano, che spara con il mitra sui carabinieri. Una delle specializzazioni principali della malavita romana, anzi, una specializzazione nella quale nessuno arriverà mai alla perfezione dei romani, è quella dei colpi ai caveau delle banche. Si chiamano i cassettari perché appunto vanno a scassinare le cassette di sicurezza dentro le banche, raggiungendo questi caveau dal basso. Da una malavita di quartiere di coltello alla banda della Magliana,
Franco Giuseppucci ci è riuscito, il suo sogno si è avverato. Il Negro, Crispino, Renatino, Nicolino e il Camaleonte controllano la città. A tenerli assieme sono i soldi, ma non ci sono soltanto quelli. C'è l'orgoglio, essere i primi romani ad aver fatto tutto questo. Quelli della Magliana mettono parte dei soldi in comune. Ogni gruppo preleva la sua quota, la cosiddetta stecca. Il resto serve alle esigenze dell'organizzazione. I ragazzi della Magliana finiscono dentro spesso e allora bisogna provvedere alle esigenze di quelli che sono in carcere, pagare gli avvocati, mantenere le famiglie che sono senza lavoro. Altri soldi vengono reinvestiti in armi e in droga. Servono a pagare gli spacciatori che stanno sul territorio, a pagare gli informatori della banda e non soltanto quelli. Sempre per merito di Giuseppucci, che è il primo ad avere di queste intuizioni, la banda della Magliana diventa una banda moderna, usiamo il termine tra virgolette, perché passando dal tradizionale atteggiamento di antagonismo fiero del bandito individuale e solitario nei confronti della società, diventa una banda che mette a libro paga rappresentanti e personaggi delle istituzioni a basso, medio e alto livello che possono in qualche modo agevolare sia la vita carceraria che la libertà di questi personaggi. Dagli atti processuali sono emersi spaccati veramente impressionanti di rapporti e relazioni con poliziotti infedeli, diciamo. La banda della Magliana compra i poliziotti dei commissariati e i carabinieri delle stazioni perché passino informazioni sulle indagini in corso e compra gli uscieri dei tribunali e i periti perché falsifichino i documenti. Paga con stipendi mensili, Rolex, auto, pellicce e forniture di cocaina e a volte arriva anche più in alto di semplici uscieri e poliziotti. Soprattutto comprano false perizie sulle loro condizioni di salute. Renatino De Pedis, per esempio, riesce ad ottenere la libertà provvisoria perché gli viene diagnosticato un cancro in una forma molto avanzata. Ma Renatino sta benissimo, come sta benissimo anche Crispino, che viene trasferito dal carcere ad una clinica privata perché è talmente grave che deve vivere su una sedia a rotelle. In realtà Maurizio Abbatino, sulla sedia, ci vive pochissimo. Giusto il tempo di farsi vedere dagli ispettori che vengono a controllarlo, perché anche lui sta benissimo. Soldi per le armi e per la droga, soldi per quelli che stanno dentro, soldi per comprare carabinieri, poliziotti e periti. Sono tanti soldi, ma quelli della Magliana ne fanno sempre di più e la stecca che si dividono è sempre più grossa. Alcuni di loro cominciano ad investirla più seriamente, soprattutto Danilo Bruciati, Renatino De Pedis e il gruppo dei Testaccini. Settore immobiliare, il mattone, come la gente comune. Comprano palazzi, boutique, hotel, locali notturni. Quelli della Magliana sono gangster e il sogno di un gangster è sempre stato quello di allontanarsi dalla strada. Maneggiare denaro è sempre meglio che maneggiare pistole e di denaro quelli della Magliana ne maneggiano tanto. Ricordo che quando avevamo a disposizione la banca dati e avevamo necessità di avere una cronologia dei fatti di sangue, omicidi e rapine in particolare, bastava nel software digitare la parola Rolex e ci uscivano tutti, perché nessuno sarebbe mai stato arrestato o sarebbe morto senza indossare il suo Rolex al polso sinistro. Immagino che i concessionari di Rolex, di Ferrari, di Kawasaki siano diventati molto molto ricchi in quegli anni, anche grazie alla banda della Magliana. Quelli della Magliana sanno godersi la vita. E qui davvero la nostra storia sembra un film. Sembra Goodfellas, quei bravi ragazzi, di Martin Scorsese, ma con Roma sullo sfondo. La Roma dei locali notturni di quegli anni. Anche se la dolce vita di Federico Fellini e dei paparazzi è finita da un pezzo, la gente che vuole divertirsi sa dove andare. C'è il Jackie O nella zona di Via Veneto, c'è l'Open Gate, c'è l'Osteria dell'Orso dietro Piazza Navona, dove si entra solo se si hanno i soldi e le conoscenze giuste. Ai Parioli c'è il Bella Blu e c'è sempre il Piper, in Via Tagliamento. Ed estate, tutti al mare, a Fregene, dove ci sono altri locali. Renatino De Pedis, Danilo Abbruciati, Crispino, Nicolino Selis, si possono trovare tutti lì, ad ascoltare i concerti di Franco Califano, per il quale hanno una vera e propria venerazione. Camicie di seta aperte sul petto, catenoni d'oro al collo, braccialetti d'oro ai polsi e cannucce d'oro per tirare la cocaina, stivaletti di pelle di coccodrillo e cinturoni di serpente. E pistole.
ogni tanto si possono vedere anche a Trastevere, al bar di Piazza San Cusimato, oppure nelle sale da biliardo del quartiere africano o di San Lorenzo. Quelli della Magliana sanno godersi la vita e in questo senso Danilo Abruciati è un esempio. Er Camaleonte porta un paio di baffoni, pantaloni a zampa d'elefante e stivaletti col tacco, camicia nera aperta sul petto, catene d'oro e l'immancabile Rolex al polso, e si muove rombando su una moto di grossa cilindrata. Anche gli altri usano auto e moto di grossa cilindrata, che si comprano mano a mano che salgono nella scala sociale come veri e propri status symbol. Crispino, per esempio, ha una BMW 316, una Golf GT decappottabile, una Mercedes 200 rossa e due moto Kawasaki 1300, una rossa e una nera. Ma a chi gli chiede cosa faccia per vivere risponde che è disoccupato e che si guadagna da vivere vendendo oggetti religiosi e con la pensione da invalido civile, anche se ha una villa all'Axa sulla strada che va al mare che si è fatto costruire apposta. Bravi ragazzi, quelli della banda della Magliana, Godfellas, auto, case, night, cocaina e donne. Ce ne sono tante che girano attorno ai ragazzi della banda della Magliana. Ci sono le mogli e le sorelle che rimangono a casa, che ricevono le telefonate della questura quando gli uomini vengono arrestati o uccisi, che non sanno mai quello che gli uomini fanno, sanno soltanto che non hanno mai avuto nessun problema e nessun nemico. Come la signora Patrizia, la moglie di Franco Giuseppucci. Che mestiere fa il negro? Per quanto ne so, risponde, lavorava presso il forno del padre. Ma non è vero, molte lo sanno, perché alcune collaborano con loro. Come la signora Carla, la moglie di Maurizio Abbatino, che va a raccogliere per lui la stecca quando lui si trova in carcere. Oppure come Maria Antonietta, la convivente di Nicolino Selis, che va a prendere per lui i proventi delle bische che lui controlla. Poi ci sono le amanti, le altre fidanzate, come Claudiana Bernacchia, la donna di Claudio Sicilia, il Vesuviano. Lui la chiama Casco d'Oro perché assomiglia a Simone Signoret in un vecchio film degli anni 50. Claudiana aiuta il Vesuviano, porta in giro le sue armi, taglia l'eroina che lui fa spacciare. Poi il Vesuviano viene arrestato e Claudiana si sente in pericolo, è sola e sa troppe cose. Ma Claudiana è in gamba, riesce a cavarsela e si mette con un altro boss della Magliana. O come Fabiola Moretti. Fabiola è una bella ragazza, minuta, con grandi occhi neri. Spaccia eroina a Campo dei Fiori e sta con un altro malavitoso che chiamano il Ciambellone. Ma quando incontra Danilo Abruciati se ne innamora. Fabiola lavora per Danilo Abruciati, spaccia la sua droga e quando sgarra lui la punisce duramente. Ma è anche la sua donna. L'ho amato come nel nostro ambiente si sa amare, dirà molto più avanti. Se si potesse riesumare il corpo del povero Danilo, gli si troverebbero ancora i segni delle coltellate che gli ho inferto. Ma io l'ho amato e lui mi ha amata. Le mogli lo sanno che gli uomini della Magliana hanno altre donne, altre amanti, altre fidanzate. La signora Carla lo sa che Crispino ha anche Roberta, giovanissima e di buona famiglia, che fa la commessa in un negozio. Mio marito può anche prendersi degli spuntini fuori, dicono le mogli degli uomini della Magliana, ma torna sempre a mangiare a casa. La sorpresa, quando si studiano gli atti della banda della Magliana, è vedere che non c'è una preponderante o grande presenza tra i capi, i fondatori, gli ideatori della banda del sottoproletariato metropolitano, cioè i poveri che vengono dai quartieri. B, che si tratta di soggetti in gran parte tra, diciamo, il proletariato e la piccola borghesia, cioè non ci sono dynasty di banditi nei capi della banda della Magliana e non ci sono nemmeno i figli del Riccetto di Pasolini o i ragazzi di Donna Olimpia, quelli vengono inesorabilmente spazzati via. C'è, come dire, un gruppo di giovani criminali che in qualche modo hanno studiato, hanno frequentato delle scuole e alcuni di loro, che si avvicinano in una fase successiva alla banda, sono ideologizzati e soprattutto, anzi esclusivamente, a destra. Ragazzi di malavita, come li ha chiamati Giovanni Bianconi in un bel libro che ricostruisce storicamente le vicende della Magliana e che proprio così si intitola. Ma questa non è solo una storia di malavita, non è soltanto una storia di gangster. I ragazzi della Magliana non sono soltanto personaggi pittoreschi che colpiscono perché invece di chiamarsi Frank o Sonny si chiamano Er Camaleonte, Er Pantera o Laccattone.
I bravi ragazzi della Magliana fanno paura perché sono criminali e sparano, ma anche perché forse non sono soltanto questo. Questa non è solo una storia di gangster, questo è un mistero italiano. Perché la banda della Magliana allarga presto la sua rete di conoscenze e si trova implicata in giri e traffici che non riguardano soltanto Roma. Intanto ci sono i rapporti con la destra. Quelli sono gli anni che stanno a cavallo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Sono gli anni di piombo, anche a Roma. Gli anni degli scontri e i cortei in cui si spara e si muore, come lo studente di estrema destra Mikis Mantakas, come l'agente di polizia Settimio Passamonti o come la manifestante Giorgiana Masi. Sono anni di vendette e di esecuzioni di militanti, come Roberto Scialabba, simpatizzante di sinistra, ucciso da Giuseppe Valerio Fioravanti, o come Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù, ucciso a colpi di chiave inglese da estremisti di sinistra. Sono gli anni della strategia della tensione, non solo a Roma, in tutta Italia. A Milano, a Piazza Fontana, a Brescia, in Piazza della Loggia, sui treni, davanti alle questure, a Bologna, alla stazione. Alcuni dei ragazzi della Magliana sono simpatizzanti di estrema destra. Franco Giuseppucci, il Negro, per esempio, ha un'ammirazione per Mussolini, di cui tiene il busto in salotto. Al di là della fede personale di Giuseppucci, i processi hanno dimostrato l'esistenza di accertati rapporti tra la banda della Magliana e il mondo del terrorismo e dell'eversione di destra. A un certo punto, secondo alcuni verbali, alcuni di questi non provengono neanche da pentiti, vi furono una serie di riunioni che in particolare coinvolgevano il professor Semerari, un emerito professore, grande padre della psichiatria italiana, però ai lui anche indagato più volte per rapporti con il terrorismo di destra e poi ucciso da camorristi napoletani in circostanze cruente a metà degli anni Ottanta. Il professor Aldo Semerari è il leader di un gruppo di estrema destra che si chiama Costruiamo l'Azione. Nell'estate del 1978, nella sua villa a Rieti, tiene seminari politici tra bandiere naziste e cani Doberman, a cui invita vecchi e giovani neofascisti e anche alcuni malavitosi della Magliana vicini alla sua ideologia, come Franco Giuseppucci, Maurizio Abatino e Alessandro D'Ortensi, detto Zanzarone. Si è parlato in questi verbali del tentativo di coinvolgere in operazioni eversive gli esponenti della banda della Magliana. È un invito che viene prontamente rispedito al mittente, nel senso che quando sentono parlare di politica i malavitosi seri, e quelli della banda della Magliana erano dei malavitosi serissimi, più seri, che giravano su Roma in genere, cercano di capire se c'è una convenienza immediata e allora possono anche accettare delle alleanze, degli accordi momentanei, oppure se si tratta di qualcosa di troppo vago e di troppo fumoso. Non essendo persone con una coscienza politica particolarmente sviluppata, lasciarono cadere immediatamente questo tipo di offerte. Il professore Nero, come lo chiama qualcuno, vorrebbe utilizzare quelli della banda della Magliana come un gruppo di fuoco per alimentare la strategia della tensione. Ma la politicizzazione della Magliana non riesce. L'accordo è più pratico che politico. Quelli della Magliana possono fare qualche favore al professore, possono passargli qualche stecca sui proventi delle rapine e dei traffici illeciti. In cambio, possono utilizzare i servizi del professore, perché non è un professore qualunque, il professor Aldo Semerari. Il professor Semerari è un criminologo, uno psichiatra che fa perizie per il tribunale. Uno così può farti avere l'infermità mentale, può farti avere la totale, come si dice in gergo, che ti fa uscire di galera e ti fa mandare in un manicomio criminale, da cui è più facile avere le licenze e al limite scappare. In questo il professor Semerari è un esperto, perché non lo fa soltanto per la banda della Magliana, lo fa anche per la camorra, per la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. Solo che non lo fa soltanto per loro, lo fa anche per i rivali di Cutolo, per la nuova famiglia di Umberto Ammaturo. È un doppio gioco che finisce male. Il 1 aprile 1982 il professor Semerari viene trovato in una strada del centro di Ottaviano, in provincia di Napoli. Il corpo chiuso nel baule e la testa in una bacinella sul sedile davanti. Era soltanto questo il professor Semerari,
un nostalgico neofascista con brutte amicizie nella malavita o c'è qualcosa di più dietro? Semerari era anche esponente della P2, e però dobbiamo dire che il rapporto in quel periodo era triangolare, nel senso che il rapporto era con settori dei servizi segreti che dominavano in quel periodo, settori piduisti dei servizi segreti che dominavano il SISMI soprattutto, uomini della P2 e la banda della Magliana. C'è quindi un rapporto circolare tra strutture dello Stato, logge riservate e questa banda criminale. Qualunque cosa sia, la banda della Magliana non ha soltanto i rapporti con i vecchi neofascisti, considerati vicini ai servizi segreti, i cosiddetti tramoni, come li chiamano i giovani, le ha anche con i giovani neofascisti dei NAR. I protagonisti dello spontaneismo armato, come Cristiano e Valerio Fioravanti, Walter Sordi o Alessandro Alibrandi, che sembrano stare a metà tra criminalità comune e terrorismo. Massimo Carminati, per esempio, un tipo serio e taciturno. Carminati è uno dei membri dei NAR, i Nuclei Armati Rivoluzionari, di cui fanno parte anche Valerio Fioravanti e Francesca Mambro. Carminati frequenta un bar della zona di Ponte Marconi, in cui vanno anche il Negro e Crispino. I tre diventano molto amici, tanto che Giuseppucci e Abbatino, più vecchi, più esperti di cose criminali, lo considerano quasi il loro pupillo. Danilo Abbruciati dà di lui un giudizio che, detto da uno come lui, è molto illuminante. È un bravo ragazzo, dice. Nasce un rapporto di simpatia tra quelli della banda e i neofascisti dei NAR, che vedono nei malavitosi della Magliana qualcosa di simile a un rivoluzionario, a un ribelle antiborghese, con uno stile di vita simile al loro. Armi, moto di grossa cilindrata, esuberanza fisica, cocaina. Ma i rapporti tra la banda della Magliana e i giovani neofascisti dei NAR sono soprattutto rapporti di affari. I neofascisti si finanziano con le rapine, ma i soldi sono sporchi, hanno spesso i numeri di serie segnati e non si possono spendere così. Bisogna riciclarli. Crispino e Giuseppucci ricevono dai neofascisti i soldi delle rapine, li investono nei prestiti ad usura e li fanno fruttare. In cambio, quelli dei NAR fanno dei favori a quelli della Magliana, come recuperare i crediti dei prestiti. I neofascisti del gruppo Carminati e i ragazzi della banda della Magliana hanno anche un deposito di armi in comune. Mitra, fucili, pistole, proiettili ed esplosivi nascosti in un posto strano, nei sotterranei del Ministero della Sanità. In quel ripostiglio ci sono alcune cartucce di una marca particolare, Gevelot si chiama, non facilmente reperibile sul mercato. Attenzione, perché ci sono altri 4 proiettili dello stesso tipo, che appartengono allo stesso lotto e hanno lo stesso grado di usura del punzone che marca la punta di quelli trovati nel Ministero della Sanità. Con quelli, il 20 marzo 1979, viene ucciso il giornalista Mino Pecorelli, direttore di un'agenzia di stampa specializzata in rivelazioni e scandali politici. Un delitto per il quale verranno accusati il senatore a vita Giulio Andreotti, il magistrato Claudio Vitalone, i boss mafiosi Michelangelo La Barbera, Pippo Calò e Gaetano Badalamenti e Massimo Carminati, tutti assolti dalla Corte di Cassazione il 30 ottobre del 2003 per non aver commesso il fatto. Ma questa è un'altra storia. Non è l'unico mistero in cui resta coinvolta la banda della Magliana. C'è un uomo che si chiama Antonio Chicchiarelli, detto Tony. Tony Chicchiarelli è un falsario, è un pittore che riproduce opere d'arte contemporanea, specializzato in falsi De Chirico. Tony Chicchiarelli lavora per la banda della Magliana. Per loro non fa quadri, nessuno ce lo vedrebbe Danilo Abbruciati o Nicolino Selis con un falso De Chirico in salotto. Tony è bravo, sa falsificare di tutto e per i ragazzi della Magliana fa soprattutto certificati e documenti. Ora, il 18 aprile 1978, durante il sequestro Moro, viene ritrovato un comunicato delle Brigate Rosse, il comunicato numero 7. Annuncia che il corpo del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, si trova nel Lago della Duchessa, in provincia di Rieti. È falso quel comunicato e lo ha fatto proprio Tony Chicchiarelli. Perché lo ha fatto? Chi glielo ha chiesto? Sarebbe bello saperlo, ma a Tony Chicchiarelli non lo si può più chiedere.
Il 28 settembre 1984 sono quasi le 3 di notte quando Tony Chicchiarelli sta rientrando a casa con Cristina, la sua convivente. Non fanno in tempo ad aprire la porta che un uomo gli scarica addosso una 6.35. E allora cosa c'entra Tony Chicchiarelli? Cosa c'entra il sequestro Moro con la banda della Magliana? C'è anche chi ha fatto notare come il covo delle Brigate Rosse di via Montalcini, dove è stato tenuto il presidente Moro, si trovi proprio nella zona della Magliana, a poche decine di metri dalle abitazioni di alcuni boss della banda. Lo sapevano i brigatisti o si tratta di una coincidenza? Uno dei capi della banda della Magliana, un certo Nicolino Selis, qui è la Magliana e qui c'era via Montalcini, non volendo aver saputo Moro dove stava, dice: Raffetti, interessa salvare Moro? Ho detto: fammi domandare. Ho chiesto a un avvocato, ha domandato a Roma, non mi hanno voluto incontrare. Quando l'hanno saputo dei politici di fama nazionale, hanno mandato a Enzo Casillo, un mio carissimo amico che è stato fedele fino alla morte, questo Enzo Casillo. Cosa strana, è morto con il tesserino dei servizi segreti, vicino ai servizi segreti a Roma. E non diciamo solo i servizi segreti sempre deviati, i servizi segreti comunque, no? Che diciamo sempre deviati, comunque i servizi segreti italiani comunque. Quindi potevo salvare Moro non volendo, comunque mi hanno mandato a dire: fatevi i fatti vostri, proprio stavano preoccupati che io salvavo Moro. Allora devo fare una amara riflessione, no? Ma questa è un'altra storia. Restiamo ai fatti e torniamo alla banda della Magliana, al Negro, a Crispino, al Camaleonte, a Renatino, a Nicolino, ai bravi ragazzi che sembrano usciti da un film di gangster. Volevano fare come i napoletani della Camorra o come i siciliani di Cosa Nostra, uscire dal quartiere e dominare la città. Ci sono riusciti, lo abbiamo visto. Ma per farlo e per continuare a farlo ci vogliono buone amicizie e buoni contatti. Non si può fare come Cosa Nostra senza l'appoggio e l'aiuto di Cosa Nostra. A fare da tramite tra la mafia siciliana e la banda della Magliana è Danilo Abruciati. L'occasione del contatto è lo spaccio della droga. L'eroina che viene raffinata in Sicilia arriva in continente e viene smerciata sulla piazza di Roma. All'inizio i rapporti di Danilo Abruciati sono con il boss dei boss, Stefano Bontate, che Danilo Abruciati va a trovare di persona a Palermo. Poi inizia la guerra tra le famiglie fedeli a Stefano Bontate e quelle fedeli ai corleonesi di Totò Riina. Vincono i corleonesi, Stefano Bontate viene ammazzato, ma le cose non cambiano. Gli affari sono affari e chi smercia la droga a Roma sono sempre quelli della Magliana. Il rapporto tra la banda della Magliana e la mafia passa soprattutto attraverso Pippo Calò, il cassiere della mafia. Un uomo venuto dalla Sicilia dove era super ricercato e che però da quando vive a Roma tutti conoscono il suo recapito. Pippo Calò era certamente un uomo addentro a vicende finanziarie di alto livello ed è da presumere quindi che i rapporti con la mafia fossero a livello finanziario. Una decina è un gruppo di mafiosi in trasferta fuori dalla Sicilia. La decina di Roma è in mano a Giuseppe Calò, Pippo Calò, il cassiere della mafia. Ed è una decina molto importante perché a Roma c'è la capitale e Pippo Calò è come una specie di ambasciatore di Cosa Nostra. Pippo Calò non spaccia soltanto droga. Il cassiere della mafia ricicla i soldi, investe il denaro negli appalti immobiliari, lavora con la criminalità dei colletti bianchi, la malavita economica che non usa le pistole ma le finanziarie e le ditte offshore. Danilo Abruciati entra in questo giro. Lui e Pippo Calò hanno un amico in comune, Domenico Balducci, detto Memmo. Balducci aveva un negozio in cui c'era il cartello "si vendono soldi", un negozio a Campo dei Fiori, nel senso che come da tradizione della malavita romana faceva l'usuraio, era quello che a Roma si dice un cravattaro. Godeva di stima universale in tutta la malavita romana, non era un uomo della banda della Magliana, ma era un autorevole amico di tutti quelli che operavano nel settore dell'investimento del denaro. Memmo Balducci è l'usuraio più noto di Campo dei Fiori. Il suo negozio di elettrodomestici è una specie di sportello bancario, dove si possono avere prestiti non solo in forma di soldi, ma anche di pellicce, tappeti, gioielli, che vengono dal vicino Banco dei Pegni. Non è soltanto un usuraio, il sor Memmo.
È anche una specie di lavanderia che ripulisce e ricicla i soldi e li reinveste. Ha un sacco di attività il Sormemmo. Costruisce in Sardegna, a Porto Rotondo, con Flavio Carboni e Ernesto Diotallevi. Fonda società finanziate dal Banco Ambrosiano di Roberto Calvi e viaggia, avanti e indietro il Sormemmo, con gli aerei della CAI, la compagnia privata dei servizi segreti. Intanto è anche latitante, perché lo cercano per reati finanziari. È a lui che Danilo Abbruciati affida la stecca sua e dei testaccini, che così diventano sempre più ricchi. Memmo Balducci è molto amico di Calò, ma ad un certo punto, come a volte succede in questi rapporti, l'amicizia si rompe. E quando si rompe l'amicizia con uno come Pippo Calò, succede sempre qualcosa di brutto. Il 17 ottobre 1981, sotto casa del Sormemmo, ci sono alcune persone. Lo hanno aspettato davanti alla sua villa all'Aventino, dove il Sormemmo stava tranquillamente pur essendo latitante. Gli hanno sparato e poi sono scappati arrampicandosi con una corda per superare il muro di un parco. Secondo Maurizio Abbatino, Crispino, a far uccidere Domenico Balducci sarebbe stato Danilo Abbruciati per fare un favore a Pippo Calò, che aveva litigato col Sormemmo. Per questo delitto, la Corte d'Assise d'Appello di Roma, nel 1999, ha assolto Pippo Calò e tutti gli altri imputati dell'omicidio. Ma per Crispino e gli altri membri della banda, Danilo Abbruciati sta facendo affari con Cosa Nostra, senza metterne al corrente il resto della banda. E questo non va bene, anche perché nel frattempo è successo qualcosa. Il 13 settembre 1980 hanno ammazzato il negro. Dicono che quando si sta per morire, tutta la vita passi davanti agli occhi in un momento. Chissà che cosa passa davanti agli occhi di Franco Giuseppucci, detto Er Negro. Quando era bambino a Trastevere, la moglie Patrizia, il primo arresto nel 1974, l'omicidio di Franchino Er Criminale, il bambino di 2 anni. Franco Giuseppucci, detto Il Negro, arriva al pronto soccorso dell'ospedale Nuovo Regina Margherita alle 8 di sera. Alle 8:05 è già in sala operatoria, ma non ce la fa. Gli hanno sparato a Trastevere, in piazza San Cosimato, all'uscita dalla sala da biliardo di un bar. Franco il Negro entra in macchina e sta per accendere il motore quando arriva un ragazzo con un paio di occhiali scuri che gli spara un colpo di pistola col silenziatore attraverso il finestrino. Franco Giuseppucci viene colpito ad un fianco, riesce a mettere in moto, parte e arriva all'ospedale. E lì, sala operatoria, la vita davanti agli occhi e muore. È un colpo per la banda. Non si può parlare di un vero e proprio capo per la banda della Magliana, però sicuramente tra tutti il membro più carismatico, quello che dà consigli e tiene unito tutto il gruppo, è proprio lui, Franco Giuseppucci, detto Il Negro, ammazzato a Trastevere con un colpo di pistola. Chi è stato? La storia della malavita romana, lo abbiamo visto, è una storia fatta di rivalità, di sgarri pagati con vendette sanguinose. Esistono delle sacche, possiamo dire, di resistenza a questa presa di potere criminale da parte della banda della Magliana. Cioè, mentre v'è una serie di personaggi che, armi e bagagli, si spostano dall'organizzazione preesistente alla nuova organizzazione dominante, questo specialmente nel campo di chi gestisce le attività di riciclaggio e di reinvestimento dei capitali, dall'altra vi è qualcuno che resta fedele alla vecchia organizzazione in quanto si rende conto che nella nuova poco o nulla finirebbe per contare. Ed è questo il caso dei Proietti. C'è un'altra banda a Roma che si muove attorno alla famiglia Proietti. Li chiamano i Pesciaroli perché hanno fatto i primi affari con un banco del pesce al mercato rionale di Monteverde. Poi sono passati alle scommesse clandestine e al gioco d'azzardo. I Pesciaroli sono sempre stati amici di Franchino Er Criminale, prima che la banda della Magliana lo ammazzasse, e questa cosa non gli è mai andata giù.
sono una schiera di cugini e di fratelli Pesciaroli: Fernando Erpugile, Maurizio il Pescetto, Mario Palledoro, Enrico Ercane. Secondo la banda della Magliana, ad uccidere Franco Giuseppucci sarebbero stati Erpugile e Palledoro. È una cosa che quelli della Magliana non possono lasciar correre. Inizia la guerra, inizia la strage dei proietti. Dentro questa vendetta ci sono ovviamente le ragioni di prestigio criminale. Sono una banda che ha affermato la sua egemonia su Roma e non posso sopportare che il mio capo venga ucciso senza correre ai ripari, altrimenti chiunque si sentirà autorizzato ad intervenire contro di me. Però giocano anche degli elementi di autentica solidarietà criminale umana, però, cioè di amicizia, di affetto. È un po' come una specie di parricidio per il gruppo questa morte di Giuseppucci. Il primo atto di vendetta è un errore. Quelli della Magliana sono appostati davanti a una villa in cui pensano che ci sia Enrico Ercane, quando vedono uscire una macchina con due persone a bordo. La bloccano e cominciano a sparare. Dalla macchina esce un uomo che riesce a scappare, mentre dentro c'è una donna che resta ferita. Non c'entrano niente. Sono due fidanzati, lui un avvocato e lei la sua ragazza. Passa un mese e quelli della Magliana ci riprovano. Sorprendono Ercane vicino a casa sua e gli sparano mentre sta facendo la spesa con sua moglie. Lui riesce a nascondersi tra due macchine, a terra, e si salva. Lo sanno tutti che sono stati quelli della Magliana, c'era anche Maurizio Abbatino, ma nessuno dice niente. Mario Proietti, detto Palle d'Oro, viene ferito in un altro attentato, ma interrogato dalla polizia dirà di non conoscere i motivi dell'insano gesto degli sconosciuti. È fortunato Mario Proietti. Quelli della Magliana cercano di ucciderlo un'altra volta, mentre si trova assieme a suo fratello Maurizio, detto il Pescetto. Li sorprendono assieme alle mogli e ai figli mentre stanno entrando in un androne di un condominio in cui si sono rifugiati come una specie di bunker. Si mettono tutti a sparare. Maurizio rimane ucciso. Mario invece se la cava anche questa volta. È un film, la storia della banda della Magliana, un romanzo. E quello che succede dopo la sparatoria in quel palazzo di via di Donna Olimpia sembra uscito direttamente da un film di Quentin Tarantino. Quelli della Magliana sono Marcellone con la figlia e l'Accattone. Prendono in ostaggio Daniele, uno dei figli dei Proietti, perché nel frattempo è arrivata la polizia. Lo lasciano qualche piano più sopra, scappano e vanno a chiudersi in un appartamento. Da lì chiamano il bar di via Chiabrera in cui si trovano quelli della banda, per avvertirli che sono nei guai. Lo sappiamo già, dicono quelli del bar. Vi stiamo vedendo alla televisione, al telegiornale. Quando la polizia li arresta, fa fatica a sottrarli al linciaggio. Il Pescetto ucciso, Palledoro ferito. Poi è la volta del pugile, appena uscito di galera. Uno di quelli della Magliana lo vede mentre sta passando per Viale Marconi e corre al bar ad avvertire gli altri, che saltano subito sulle moto e corrono sul posto. Edoardo Toscano, detto l'operaietto, vede il pugile, gli si avvicina e gli scarica addosso la sua 38. Non scampano neppure gli amici dei Proietti, quelli che stanno vicino alla banda. Ce n'è uno che si chiama Orazio Benedetti, detto Razzietto, e sta nel giro delle scommesse clandestine. Razzietto se ne sta seduto su una poltroncina della sala corse di via Rubicone ad aspettare l'esito della scommessa, quando un tipo con un impermeabile gli si para davanti, lo guarda bene per riconoscerlo, poi fa qualche passo indietro e gli spara addosso. Non so proprio chi possa aver ucciso mio marito e non credo che avesse dei nemici, dirà la moglie alla polizia. Nella strage resta coinvolto anche chi sembra non c'entrare niente con queste cose, come Daniele Caruso, uno spacciatore, che aveva ucciso uno dei figli del cane per motivi suoi. Per esempio l'omicidio di Raffaele Caruso, che viene commesso dalla banda perché il Caruso, per ragioni che nulla hanno a che vedere con la vendetta che la banda ha in corso
nei confronti dei proietti, uccide un proietti ad Ostia proprio per ragioni legate al traffico degli stupefacenti. A questo punto la banda rischierebbe dall'azione insensata del Caruso di essere coinvolta in una vicenda, appunto questo omicidio, che non è stato dalla banda stessa organizzato, premeditato e realizzato, ma è stato organizzato al di fuori di quelli che sono gli interessi della banda. Per cui il Caruso viene egli stesso ucciso. Non è che la polizia se ne stia con le mani in mano in quegli anni. Se non riesce a reagire con immediatezza di fronte a questa nuova ondata di violenza, è perché si trova di fronte ad una anomalia nella storia della mala romana, mentre ci sono fenomeni più comprensibili e impegnativi come il terrorismo. E poi ci sono anche delle interferenze, delle deviazioni. La polizia indaga seguendo i metodi tradizionali. Pedina, intercetta, ascolta le soffiate dei confidenti. Quelli della Magliana entrano ed escono di galera, come hanno sempre fatto, ma non è facile incastrarli. Sembrano i più forti e invece non è vero. Perché comincia a succedere qualcosa. Cominciano ad esserci delle divergenze, dei contrasti. E poi comincia a succedere anche qualcosa di peggio. Quelli della banda della Magliana iniziano ad ammazzarsi tra di loro. Quando comincia ad arrivare questo enorme flusso di capitali del traffico di eroina, i malavitosi che sono stati sino alla morte di Giuseppe Pucci, cioè a settembre del 1980, molto solidali e molto legati in organizzazione, in qualche modo si ricordano di essere malavitosi, cioè cominciano anche a pensare ai propri interessi più che agli interessi del gruppo. Finché c'era da mettere sotto controllo la città, sono stati veramente molto uniti. Una volta finita la fase di accumulazione selvaggia del capitale, potremmo dire, hanno cominciato a dilaniarsi tra loro. I malavitosi si ricordano di essere malavitosi. Hanno già cominciato a fare affari ognuno per conto proprio e tra di loro c'è chi è stato più bravo, come Renatino De Pedis e Danilo Abbruciati e i Testaccini, ed è diventato enormemente ricco. E chi lo è stato meno, come Nicolino Selis e Crispino. Invidia le fortune degli altri, li accusa di farsi soltanto gli affari propri. Forse, nonostante il tentativo di Giuseppe Pucci, nonostante il tentativo di fare come Cosa Nostra e la Camorra, la malavita romana resta quella di una volta, incapace di organizzarsi e insofferente ad un capo unico, come Roma ai tempi di Giulio Cesare. Dopo la morte del Negro, l'unico capace di tenerli tutti assieme, nessuno vuole riconoscere la supremazia dell'altro e chi ci prova se li trova tutti contro. Il primo è Nicolino Selis. Dopo la morte di Giuseppe Pucci si è messo in testa di essere lui il capo della banda della Magliana, ma non ne ha né il carisma né la forza. E poi è anche in carcere. Da lì pretende la stecca doppia. Per ogni chilo di droga che arriva alla Magliana, lui ne vuole due per sé e per i suoi. È un gargarozzone, come dicono loro, un ingordo, e questo non va bene. Inoltre si sta anche rafforzando troppo, perché si è alleato ai napoletani della Camorra, e anche questo non va bene. Ci vuole un chiarimento. La mattina del 3 febbraio 1981, Nicolino Selis è fuori dal carcere per un permesso di 5 giorni. Incontra gli altri della banda della Magliana, si parlano e sembra che vada tutto bene. Nicolino va sempre in giro con suo cognato, Antonio Leccese, che gli fa da guardiaspalle. Dopo l'incontro, Leccese va al commissariato a firmare, perché è un sorvegliato speciale. Quando ha finito, Leccese monta in macchina e a quel punto uno della Magliana si avvicina e gli spara due colpi. Leccese riesce ad uscire dalla macchina, ma c'è Abbruciati, che lo finisce con la sua 357 macchina. Intanto Nicolino Selis è andato in una villa ad Acilia assieme a Edoardo Toscano e Maurizio Abbatino. Nicolino e l'operaietto entrano in casa. Abbatino dice di aver dimenticato qualcosa in macchina e torna indietro.
prende una pistola che aveva nascosto sotto al sedile. In casa c'è un'altra pistola, nascosta in una scatola di cioccolatini. Appena Battino arriva, tira fuori la pistola, l'appoggia alla tempia di Nicolino e spara. Poi l'operaietto tira fuori la pistola dalla scatola di cioccolatini e spara anche lui. Il corpo di Nicolino sparisce, sepolto da qualche parte. Sua sorella lo va a cercare per ospedali e obitori, chiamata dalla questura tutte le volte che salta fuori un corpo simile a quello del fratello, ma non è mai lui. Grazie a Selis lo riconoscerebbe dai tatuaggi. Nicolino ha un tatuaggio su un braccio con su scritto «Ti voglio bene, mamma». Grazia va anche a cercarlo dai suoi amici, quelli che l'hanno ucciso, lei lo sa che sono stati loro. Gli chiede dove sia finito il fratello, ma loro gli dicono che non l'hanno mai visto. Le varie componenti della banda della Magliana sembrano sempre di più andare ognuna per conto suo. Il 27 aprile del 1982, per esempio, è un martedì e sono le 8 di mattina. Roberto Rosone è vicepresidente del Banco Ambrosiano, quello di Roberto Calvi, quello che è al centro di uno scandalo finanziario e politico di enormi proporzioni. Roberto Rosone sta uscendo dall'agenzia della banca di Via Odescalchi, a Milano. Si ferma per un attimo a parlare con la portinaia, poi si avvia verso la sua auto blindata, dove lo attende l'autista. In quel momento gli si avvicina un uomo con il volto coperto da una sciarpa e una pistola in mano. L'uomo spara un colpo a Rosone, ma la pistola si inceppa. E allora, con rapidità e fermezza, riattiva la pistola e spara di nuovo, colpendo Rosone alle gambe. Ferisce anche l'autista, che aveva cercato di difenderlo. C'è un complice che lo sta aspettando su una moto. L'uomo con la sciarpa lo raggiunge, ci sale sopra e stanno per scappare. Ma a quel punto interviene la guardia giurata, che con tre colpi della sua 357 Magnum strappa l'uomo con la sciarpa dalla moto e lo sbatte a terra, uccidendolo sul colpo. Una sparatoria nel pieno centro di Milano. Ma non è questa la cosa strana. La sorpresa, per la polizia e per gli altri, è proprio quell'uomo con la sciarpa. Perché non è semplicemente un ragazzo svelto con la pistola mandato a gambizzare un personaggio scomodo e non è neanche un killer professionista. È Danilo Abbruciati, il capo dei Testaccini, uno dei membri più influenti della banda della Magliana, che tra l'altro era uscito di prigione solo da pochi giorni. Perché ci è andato proprio lui a ferire il vicepresidente del Banco Ambrosiano? Allora ci sono davvero dei legami tra parte della banda della Magliana e gli affari di Roberto Calvi che coinvolgono la P2, il Vaticano e la mafia e che porteranno all'omicidio del finanziere trovato impiccato sotto il Ponte dei Frati Neri a Londra. È una domanda che si fanno in molti allora, ma che rimane senza risposta. Se la fanno anche quelli della banda della Magliana, perché sia dell'omicidio di Balducci che del ferimento di Rosone non ne sapevano niente. Allora davvero i Testaccini stanno andando per conto loro. Perché Abbruciati va a Milano a sparare a Rosone? Beh, sicuramente Abbruciati aveva dei contatti, era un ragazzo, come abbiamo detto prima, dalle molteplici attività e dalla svelta intelligenza, e quindi aveva contatti con esponenti dei servizi segreti che vanno a trovarlo in carcere pochi giorni prima che venga scarcerato e poi vada in missione a Milano. E se l'omicidio Balducci, precedente di qualche mese, aveva lanciato il sospetto che i Testaccini avessero attività collaterali slegate da quelle della banda, la morte di Abbruciati a Milano, in un'azione della quale la gran parte della banda della Magliana non ha mai sentito parlare, non ha la più pallida idea, è la prova provata che esistono ormai due percorsi. Uno, due percorsi distinti e che vanno allontanandosi sempre di più. Uno, quello di una banda che ha guadagnato il controllo su Roma, gestisce le proprie attività di traffico di stupefacenti sul territorio, reinveste i suoi utili in parte per gli interessi personali e in parte per il prosieguo dell'attività della banda e sta già pensando ad allontanarsi dalle attività criminali in senso proprio, a passare poi
ai videogiochi, a altro tipo di attività, l'altra, quella del gruppo, diciamo, di Testaccio, che ha evidentemente legami e collegamenti che sfuggono alla logica di un gruppo malavitoso, seppure forte, e che conducono in ben altre direzioni. E quello è un momento in cui la presa di coscienza di questa situazione di fatto sancisce la morte della Banda della Magliana come gruppo criminale. Le cose non sono più le stesse nella Magliana. C'è chi comincia ad entrare in crisi e, per paura di essere ammazzato, decide di parlare. Uno così, la malavita lo chiama infame, la stampa lo chiama pentito e la legge più propriamente lo chiama collaboratore di giustizia. Il primo collaboratore di giustizia della Banda della Magliana è Fulvio Luccioli, detto il Sorcio, uno dei controllori degli spacciatori. Il 15 ottobre 1983 il Sorcio parla, continua per settimane. Racconta di omicidi, di rapine, di traffici di droga, di racket. Dà per la prima volta agli inquirenti un quadro di quello che è la Banda della Magliana. Il Sorcio parla, fa almeno un centinaio di nomi. Non succede molto dopo il pentimento del Sorcio. I processi non riescono a provare gli omicidi, molti degli imputati vengono assolti e comunque nel 1988 la prima sessione della Corte di Cassazione, presieduta dal giudice Corrado Carnevale, annulla tutto. Per la Cassazione, quella della Magliana non è una vera e propria banda. Un'altra sentenza nella quale si nega che sia mai esistita una banda per il solo fatto che, a differenza che in Sicilia o in Calabria, non c'erano i giuramenti rituali, non si pungevano, non avevano una formula sacrale di riconoscimento e si riunivano in un bar. E beh, ma certo, era una banda romana, non siamo a Corleone. Il Sorcio è il primo pentito. Il secondo è Claudio Sicilia, detto il Vesuviano. È in galera anche lui perché l'hanno sorpreso in un appartamento della Garbatella con armi e droga. Alle 9 di sera del 16 ottobre 1986, davanti al magistrato, il Vesuviano parla. È uno dei pezzi grossi della banda e racconta gli affari che la banda ha su Roma, ma anche i rapporti che ha con la Camorra, il rapimento dell'assessore Ciro Cirillo e altri misteri italiani. Il Vesuviano parla. Partono 91 ordini di cattura. Ma il Tribunale della Libertà non ci crede e fa scarcerare almeno la metà degli imputati. Il Vesuviano esce di galera per passare agli arresti domiciliari. La sera di lunedì 18 novembre 1991, attorno alle 8:30, il Vesuviano esce dal negozio di un amico. È ancora sulla soglia, con la mano sulla porta, quando un uomo gli spara addosso 4 colpi di pistola, ammazzandolo sul colpo. La Banda della Magliana è cambiata. Si ammazzano tra di loro e ognuno si fa gli affari suoi, soprattutto i Testaccini. Se è così, sono rivali, sono concorrenti, sono un pericolo. Il capo dei Testaccini, adesso che Danilo Abbruciati è stato ammazzato, è Enrico De Pedis, detto Renatino. De Pedis ha traghettato, da un lato, gli investimenti degli enormi flussi di denaro che arrivavano a lui e al suo gruppo verso attività di riciclaggio, di reinvestimento, di acquisizione di beni immobiliari. Si creò un vero e proprio patrimonio immobiliare nella Banda della Magliana. E dall'altro lato, verso un progressivo distacco dalle attività della strada, cioè dalle sparatorie, dallo stesso traffico di droga, e verso l'avvicinamento ad attività ancora una volta più moderne, il gioco d'azzardo, le bische, i videopoker. Verso la fine della sua vita De Pedis era diventato un raffinato intenditore d'arte, un uomo elegante, rispettato e temuto. Renatino è venuto a sapere che Edoardo Toscano, l'operaietto, e Marcellone con la figli ce l'hanno con lui, vogliono ammazzarlo. Renatino gioca d'anticipo. C'è un uomo che regge i soldi dell'operaietto, glieli tiene finché lui è in carcere. L'operaietto è uscito da poco e vuole recuperarli, sono 50 milioni. Renatino lo sa, perché si è messo d'accordo con l'uomo. Così, quando l'operaietto è fermo sul marciapiede, il 16 marzo 1989, uno degli uomini di Renatino gli arriva alle spalle e gli spara 3 colpi. De Pedis è tranquillo. Ha ammazzato l'operaietto e Marcellone con la figli è sparito. A questo punto c'è un altro uomo che dà un appuntamento a Renatino in un negozio per concludere un affare. Angelotti era quello, ripeto, che doveva portare, come si suol dire nell'ambiente, a dama il De Pedis. Cosa vuol dire a dama? Che vuol dire? Sì. Venga a prendere il caffè da noi e poi.
E riuscì a portarla a Dama? Sì. Quel 2 febbraio 1990 è un venerdì e Renatino De Pedis è appena uscito dal negozio di gioielli di Via del Pellegrino, a pochi passi da Campo dei Fiori, in cui quell'uomo gli ha dato un appuntamento. De Pedis monta sul motorino, mette in moto e un uomo gli spara addosso 2 colpi. Il motorino procede a zigzag ancora per un centinaio di metri, ma non lo guida nessuno, perché Renatino De Pedis è già morto. Franco Giuseppucci, Nicolino Selis, Danilo Abbruciati, Edoardo Toscano, Renatino De Pedis, i vecchi della Magliana si stanno decimando e nella maggior parte dei casi si sono ammazzati tra di loro. Però ne restano altri e soprattutto resta lui, Maurizio Abbatino. Crispino in questo momento è in galera. Lo ha fregato una donna senza volerlo. Roberta, la ragazza di buona famiglia che faceva la commessa in un negozio. La polizia ha scoperto che Roberta è l'amante di Crispino. La segue e arriva un residence sulla Laurentina. I poliziotti fanno saltare la porta con un colpo di fucile a pompa, entrano nell'appartamento e arrestano Crispino. In galera, nel carcere vero e proprio, Abbatino ci resta poco. Grazie al solito sistema delle perizie mediche, riesce a farsi diagnosticare un tumore, finge di essere bloccato su una sedia a rotelle e viene spedito in una clinica, all'Eur. Abbatino è solo. Gli amici della banda della Magliana non gli passano più la stecca e anche i processi stanno andando male. Crispino lo immagina che prima o poi potrebbe finire ammazzato anche lui in questa guerra. Così prima del Natale del 1986 lega un lenzuolo alla finestra, si cala di sotto e scappa dalla clinica. È tutto organizzato. Da lì va in Svizzera e poi passa in Sud America, in Venezuela, a Caracas. Lo cercano tutti. Lo cercano gli amici della Magliana per toglierlo di mezzo e lo cerca la polizia. Fu mandato a Caracas personale che conosceva fisicamente il personaggio. Con molta pazienza frequentarono alcuni territori, alcune zone frequentate dalla malavita sudamericana fino a che individuarono l'Abbatino. E ci fu un paio di giorni di osservazione e una mattina che sembrava che il latitante potesse andare via da questo residence dove era stato localizzato, demmo via all'operazione. Non è più la stessa persona Maurizio Abbatino. Non è più quel giovane gangster che nel 1976 segue Franco Giuseppucci nella sua idea di fare a Roma quello che hanno fatto i napoletani della Camorra o i siciliani della mafia. Di creare il primo gruppo organizzato nella storia della malavita romana, di fondare la banda della Magliana. Quando lo arrestano, il 25 gennaio del 1992, Maurizio Abbatino, detto Crispino, è un uomo in fuga, che non ne può più e non vede l'ora di uscire da tutta quella storia. Ma lui ormai era in una fase, diciamo, di abbandono del territorio romano, quindi era, come devo dire, forse anche deluso da molti personaggi su cui lui aveva puntato. Molti suoi amici erano stati uccisi. Quindi un programma criminale degli anni Ottanta era crollato. E quindi lui, che si sentiva un leader, sicuramente un capo, non avendo i gregari importanti, decise proprio di abbandonare il territorio. Quindi credo che Abbatino avesse raggiunto il Sud America non tanto per nascondersi, ma proprio per dare un taglio netto alla sua esistenza. 2 anni prima gli hanno anche ammazzato il fratello Roberto. È uscito di casa verso mezzogiorno, una domenica, e poi non lo ha più visto nessuno. Finché non l'hanno trovato nel Tevere, torturato e ucciso a colpi di coltello. Crispino è a Caracas, in galera. A Roma, gli amici della banda della Magliana sono preoccupati. E se si mette a parlare? Improvvisamente si danno tutti da fare per la famiglia di Crispino, raccolgono soldi, ricominciano a passargli la stecca. Il 4 ottobre del 1992, Crispino viene espulso dal Venezuela.
Due ispettori della squadra mobile di Roma lo prendono in consegna e lo caricano su un aereo per l'Italia. All'arrivo all'aeroporto di Fiumicino viene caricato su un'auto e portato in carcere, lontano da Roma, a Belluno. Gli amici della Magliana sono preoccupati. Che fa Maurizio? Parla? E i legami di amicizia? I sentimenti di solidarietà verso la banda? Tutte le cose che hanno fatto assieme? Ma la banda della Magliana non è più la stessa. Crispino non è più lo stesso. Lo dice anche i magistrati. Non è per un sentimento di vendetta nei confronti dei miei compagni. Semplicemente sono caduti dei sentimenti che prima avevo. Crispino parla. E dopo di lui parlano anche altri, come Fabiola Moretti o Antonio Mancini, detto l'Accattone. Raccontano la storia della banda della Magliana. L'ultimo processo alla banda della Magliana si è tenuto il 6 ottobre del 2000. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato la maggior parte delle condanne che gli altri processi avevano inflitto a molti degli uomini della banda della Magliana sopravvissuti. Ha però negato alla banda completamente ogni carattere di associazione mafiosa. E allora cos'è la banda della Magliana? È un tentativo di creare anche a Roma un'associazione come la Camorra o Cosa Nostra? È una specie di mafia la banda della Magliana? Quello che ormai possiamo dare è un giudizio storico e non più un giudizio giuridico, perché questo è stato dato nelle sedi opportune. Ma il discorso è questo: abbiamo una serie di omicidi i quali dimostrano questa esigenza di assumere la supremazia mettendo a tacere ogni voce di dissenso anche nell'ambiente criminale. L'omicidio emblematico è quello di Angelo De Angelis, il quale, pur rappresentando un soggetto importante per l'organizzazione, nel momento in cui si ha il sospetto o la certezza, poco importa, che faccia la cresta sulla cocaina che gli viene affidata, viene ucciso senza pietà, perché in sostanza la banda non può permettersi questo tipo di tradimento, questo tradire la fiducia dei consociati. Ora, tutto questo, a mio avviso, è un modo per imporre violentemente il proprio potere e quindi può essere ricondotto ad un concetto di mafiosità che non è necessariamente quello del codice penale, quello dell'articolo 416 bis. Oppure no, non è niente di tutto questo. È criminalità comune, anche se un po' speciale. Un gruppo di gangster tenuti assieme dall'intuizione e dal carisma di Franco Giuseppucci, detto il Negro. Il gruppo che si verrà a individuare negli anni 80, in particolare 82, 83, fino all'85, la cosiddetta banda della Magliana, a mio modesto parere non è mai stata una banda classica. Era un gruppo di gangster che agivano ora in correità di criminalità siciliana, ora napoletana, praticamente erano un po' al servizio dei vari modelli criminali, anche stranieri. Era un'impresa, va bene, dove facevano capo determinate persone che di volta in volta decidevano l'affare da fare. Oppure no, non è neanche questo. È una holding criminale, una banda utilizzata e protetta da persone che stanno molto in alto e che se ne sono servite per i loro scopi occulti, per i depistaggi, per gli omicidi eccellenti, per la strategia della tensione. Io penso che sia, come dire, riduttivo considerarla solo una agenzia del crimine. A mio avviso era una stanza di compensazione tra poteri occulti e poteri criminali che allora in Italia avevano molta forza: servizi segreti deviati, loggia P2, criminalità comune, mafia, camorra e anche ambienti finanziari interni e internazionali. Qui finisce la nostra storia di malavita. Una storia così ricca di colpi di scena, di grandi eventi e di personaggi incredibili da sembrare davvero un romanzo criminale.
Questo però non è un romanzo, e non solo perché le cose sono accadute davvero. Nei romanzi, soprattutto nei romanzi gialli, quando le storie finiscono, tutte le domande hanno più o meno una risposta. Questo però è un mistero italiano. E cosa sia veramente la banda della Magliana e dove finiscano tutte le piste che lo attraversano, questo ancora non lo sappiamo.